Quella che avete appena letto è una frase tratta dal libro Ragione e Sentimento, ma queste due parole ben descrivono, tra l'altro insieme alla frase, anche la mia esperienza d'uso di questo Mi Note 10. Lo so, è un intro un po' particolare, ma lasciatemi il tempo di spiegarvi per bene tutto quanto. Come prima cosa però ragazzi vi ricordo che potete iscrivervi al gruppo Facebook Xiaomi Club Italia e lì all'interno potete chiacchierare con un sacco di altre persone riguardo proprio a questo brand se siete dei veri appassionati. Seconda cosa poi non dimenticatevi di iscrivervi anche al canale Telegram Dilly perché lì all'interno potete trovare un sacco di sconti e codici con cui risparmiare un bel po' di soldi direttamente da Amazon. Ma ora andiamo a raccontare un po' com'è stata la mia esperienza d'uso con questo Mi Note 10. Innanzitutto partiamo dai sentimenti ultra positivi che sono quelli che si hanno non appena si tira fuori questo nuovo smartphone dalla scatola e ti rendi conto della qualità assurda che hanno raggiunto ormai i prodotti del brand di Beijing. L'assemblaggio infatti è perfetto, la sensazione di solidità e cura qua è ai massimi livelli. E poi il retro ha questo vetro bianco perlato con un piacevole gradiente, tra l'altro protetto da Gorilla Glass e anche con un buon trattamento olofobico perché non trattiene molto le impronte. E in più le linee sono stondate, continue e lo fanno sembrare quasi costruito da un pezzo unico, come se avessero preso un blocco di vetro e acciaio e avessero iniziato a fresarlo. E poi c'è la ragione, quella che ti viene da pensare sia stata necessaria per fare delle fotocamere così sporgenti, con un produttore che è ormai costantemente tra i primi 5 a livello mondiale, eppure le fotocamere sono sporgenti, molto sporgenti, e non è solo una questione di dettagli, perché questo problema alla fine lo costringono ad utilizzare una cover anche per chi come me vorrebbe assolutamente evitarla, e la pena altrimenti è il classico dondolio fastidioso appoggiato su una scrivania, ma soprattutto il rischio di andare a rovinare le lenti, in un men che non si dica. Ma naturalmente parleremo in modo approfondito delle lenti tra pochi minuti, non preoccupatevi delle fotocamere. Ma adesso giriamolo e andiamo a continuare il nostro tour di questo telefono analizzando la parte frontale dove i sentimenti positivi rimangono. E rimangono perché questo display da 6,47 pollici con risoluzione Full HD Plus è davvero ottimo. La curvatura sui bordi è appena accennata e quindi mai fastidiosa nell'utilizzo, non ci sono problemi di tocchi involontari. E tra l'altro dovete sapere che io sono davvero un fan dei bordi curvi perché è vero, sono poco utili ma sono assolutamente affascinanti e belli da vedere. Detto questo però, questo AMOLED che equipaggia questo Mi Note 10 è ai vertici, supporta l'HDR10, i colori sono poi piacevolmente contrastati, la saturazione elevata, i neri ovviamente sono profondissimi, le cornici inoltre sono ridotte al minimo ed è insomma un piacere da utilizzare per tutte le attività multimediali come Netflix o Amazon Prime e tra l'altro è presente la certificazione WeDesign L1. Però poi c'è la ragione che fa pensare come un produttore abbia potuto realizzare un telefono del genere costruito così bene però farlo costare solo 400 euro o poco più, almeno il prezzo che si trova attualmente. E la ragione sta nel fatto che se noi confrontiamo questo Note 10 con il, tra virgolette, vero Note 10 di Samsung, la differenza è abbastanza importante, soprattutto in una zona, proprio lì nei bordi, dove infatti nel Samsung non si nota nessuna variazione di colore, in ogni angolo è perfetto, in ogni punto di visione, mentre lo Xiaomi tende un po' al blu, proprio lì nella curvatura tende un po' a slavare i colori. È vero, sono dettagli, ma quando si inizia a spendere più di 250-300 euro per uno smartphone, anche quei dettagli fanno assolutamente la differenza. Dove però tornano i sentimenti molto positivi, sempre magari a confronto con il Samsung, è nel sensore di sblocco con l'impronta che è posto lì sotto il vetro, dove qua sullo Xiaomi funziona assolutamente bene ed è superiore, ben superiore a quello del Samsung per velocità, rapidità e capacità proprio di lettura. E poi ovviamente abbiamo anche lo sblocco con il viso 2D che è meno sicuro, però è anche in questo caso ultra performante, rapido e comodo, o almeno quando c'è luce, visto che ovviamente quando viene a mancare un po' di luce fa ben più fatica a riconoscere il nostro viso. Ma stando sui sensori, poi la ragione mi dice come sia possibile che un produttore come Xiaomi abbia realizzato uno smartphone con tutti questi problemi con i sensori di prossimità. Perché purtroppo
se non fosse arrivato l'ultimo aggiornamento di un giorno fa, ne avrei dovuto parlare proprio male perché random, ma molto spesso non leggeva il telefono appoggiato al viso e quindi questo faceva sì che lo schermo rimanesse acceso, causando tutti i problemi che noi sappiamo. Però a quanto pare, proprio con gli ultimi aggiornamenti, questo problema non si è più ripresentato e quindi, però, il mio giudizio rimane negativo perché, diciamocelo, non si può presentare un telefono di questo prezzo, di questa categoria, con tutti questi problemi su questo sensore. E un altro aspetto dove fanno pugni ragione e sentimento è anche la batteria. Sentimenti positivi, naturalmente se andiamo a vedere la capacità della batteria, infatti sono ben 5260 mAh, quando per fare un confronto il Note 10 liscio da 3500 mAh, quindi circa il 50% in più. Sentimenti positivi poi anche per il caricatore rapido da 30 W che impiega poco più di un'ora per una ricarica completa, quindi ottima anche in questo senso l'equipaggiamento, diciamo, della confezione di Xiaomi. In un senso generale di sentimento di estrema soddisfazione, poi lo si ha anche quando si vanno a chiudere sempre e comunque le giornate, anche quelle ultra intense. Guardate infatti questi screenshot come in una giornata ultra intensa, sempre in 4G, con uso stressante, con oltre 300 notifiche, alla fine sono arrivato a sera con 5 ore e mezza di schermo acceso e con oltre il 30% di batteria residua. Nelle giornate invece un po' più tranquille, poi tranquille per modo di dire, vedete come ho fatto alla fine 3 ore, più di 3 ore di schermo con oltre il 50% di batteria residua e con un uso misto tra 4G e Wi-Fi, quindi comunque con quasi 200 notifiche con oltre 100 sblocchi. Insomma, un utilizzo normale, una persona penso che possa normalmente coprire i 2 giorni e quindi ottimo in questo senso. Dove però arrivano la ragione è nel fatto che per mettere una batteria così capiente su questo smartphone abbiamo dovuto superare i 200 grammi. E non solo i 200 grammi, perché tenete conto che ci vuole una cover, arriviamo a 220 grammi, che non sono assolutamente pochi. E in più c'è il problema dello spessore. Qui infatti arriviamo a quasi 10 mm di spessore, che anche in questo caso non è, diciamo, proprio pochissimo. E in più per questo spessore hanno dovuto rinunciare quasi sicuramente alla ricarica wireless, che infatti non c'è, altrimenti avrebbe incrementato ancora di più questo problema. La ricarica wireless, vero, forse non è fondamentale, ma io la trovo comodissima e mi è dispiaciuto un sacco non trovarla qui. Quello che non manca invece sono altre cose indispensabili, come per esempio l'NFC, il jack per le cuffie, un sensore infrarossi e poi un buon speaker che è mono e però non è al top come su altri smartphone. Dove ha agito invece secondo me in maniera veramente furba Xiaomi e in questo senso ha dato secondo me ampio spazio alla ragione è sul processore. Qui infatti i sentimenti avrebbero voluto un 855, il miglior processore attualmente sul mercato, invece troviamo un 730, coadiuvato però da 6 GB di RAM in DDR4, quindi molto veloci. Un 730G che però diciamocelo alla fine va bene per il 99,9% delle persone, infatti nell'utilizzo comunque non ci sono problemi nello scorrere tra le varie app, in rapidità non si hanno rallentamenti quando si naviga tra i vari social, si fanno le storie Instagram senza problemi e anche nel giocare a titoli pesanti non si notano poi eccessivi surriscaldamenti, anche mantenendo i dettagli di gioco elevati. E magari la MIUI avrà anche qualche piccolo problema, qualche piccola imperfezione, qualche piccolo bug, però nella gestione delle risorse secondo me rimane assolutamente performante. MIUI che tra l'altro qui arriva con già la versione 11, però con Android ancora la versione 9. Comunque abbiamo le patch di sicurezza di novembre. E poi, altra cosa a favore della MIUI, che ci sono un sacco di piccole funzioni che dal mio punto di vista sono davvero fantastiche, come per esempio il fatto di poter attivare il tema scuro, la possibilità di nascondere il notch in vari metodi e poi l'always on display adattivo che è fatto molto bene, che è fondamentale poi vista la mancanza del LED di notifica su questo smartphone. E poi con gli ultimi aggiornamenti, anche quei pochi sentimenti negativi che potevano riguardare in qualche modo le prestazioni del telefono, soprattutto per quanto riguarda il software della fotocamera, che quando scattavamo a 108 megapixel ci metteva un pochino prima di andare a salvare la foto, qui sono stati risolti grazie appunto agli aggiornamenti. E quindi, visto che l'ho accennato, andiamo a parlare un attimo di queste fotocamere. Fotocamere che
dal mio punto di vista sono ottime. Parliamoci chiaro, pretendere di più a questo prezzo sarebbe stato difficile. Chi ne parla male, secondo me, non ha idea di quello che sta dicendo. Perché le foto sono semplicemente superbe e questo è vero soprattutto di giorno, ma vedrete che anche di sera scatta veramente bene questo smartphone. E quello che sorprende poi è la costanza delle prestazioni che riesce ad ottenere. E ho usato spesso i 108 megapixel perché il risultato finale è superlativo e dal mio punto di vista è quindi un sensore riuscitissimo che non potrà che migliorare con i prossimi update. Ho scattato poi oltre 200 foto e vi ripeto, quello che mi ha sorpreso è la costanza delle prestazioni che mancava un po' forse in tutti gli altri prodotti di Xiaomi, ad eccezione del Note 8 Pro che a me ha sinceramente entusiasmato lato fotocamere. Ma andiamo a vedere poi l'altra caratteristica che è data dal fatto che questo smartphone ha anche una grande varietà di possibilità di scatti. Infatti abbiamo una grandangolare per una visione completa della scena, poi una classica per la massima qualità e poi uno zoom ottico da 5 perché quando è necessario risulta definitivamente comodo. E qui ne approfitto poi per un dettaglio. Molti hanno detto che grazie al 108 megapixel si poteva risparmiare sul 5x. Beh, io non sono proprio d'accordo per due motivi. Il primo è che in un mondo in cui voi scattate una foto e volete subito condividerla, immaginatevi lo stress e diciamo la scomodità di andare a ritagliare una porzione di quella foto. Qui non è necessario, grazie appunto alla 5x. E seconda cosa, alla fine i risultati che si ottengono con la 5x andando a zoomare su un dettaglio sono ben migliori rispetto a quelli fatti col 108 megapixel. Quindi, dal mio punto di vista, definitivamente approvata la 5x. E in più abbiamo anche la macro, che è vero, magari può essere meno utile, ma quando serve c'è e permette buone prestazioni. E francamente, come vi ho già detto, ho trovato ottime prestazioni anche di sera con poca luce. Magari non siamo a livelli di quello che riesce a fare Huawei con alcuni top come il P30 Pro oppure Google, ma sicuramente per questa fascia di prezzo è difficile trovare di meglio. E questo poi anche per il comparto video, che ha una buona stabilizzazione anche in 4K a 30 fps con un autofocus rapido, in cui l'unico difetto è che non è stata messa la stabilizzazione sulla fotocamera frontale, quindi sulla selfie camera, peccato. E quindi quali sono le conclusioni? Beh, è stata una continua lotta, avete visto, tra ragione e sentimento, tra alcune cose che hanno fatto gridare, tra virgolette, al miracolo, come una costruzione che raggiunge il top tra tutti i prodotti di Xiaomi, e il sentimento che ha spinto verso alcune scelte che possono essere più o meno discutibili. Il fatto è che la verità sta probabilmente un po' nel mezzo. Però, riprendendo un po' la frase che ho detto all'inizio, con cui ho iniziato questa recensione, ovvero la rileggo, ho paura che non sempre il fatto che una cosa sia piacevole, ovvero questo utilizzo del telefono è stato decisamente piacevole, però ho paura che non sempre il fatto che utilizzare in modo piacevole uno smartphone rappresenti un'opportunità. E in effetti questo, dovuto un po' anche al lancio, al prezzo di lancio, non rappresenta secondo me un'opportunità per Xiaomi per differenziarsi dagli altri. E quindi sì. Questo è un po' tutto quello che dovevo raccontarvi. Al prezzo attuale di 400 € può aver senso, anzi, ha senso, ma al prezzo di lancio no. Se questa recensione vi è piaciuta, quindi io vi invito a lasciare un like qui sotto e naturalmente ad iscrivervi al canale, poi attivando anche la campanellina. Un saluto da Daniele Pintus e ci vediamo alla prossima recensione.